Ciao a tutti ragazzi da Gira Alfatim e benvenuti in questo mio nuovissimo gameplay di Resident Evil 7. Finalmente sono riuscita a portare questo gioco sul mio canale in modo da completare sempre di più la playlist di Resident Evil. Però questa sarà una blind run, ovvero non vi aspettate nulla di pro perché non ho mai giocato questo gioco tranne le primissime fasi. Grazie ad un mio amico, è da PlayStation Share, quindi non conosco completamente niente, non ho mai guardato video, sono completamente all'oscuro di tutto. Quindi non mi assumo nessunissima responsabilità, in merito a scleri, bestemmie e morti future. Una piccolissima parentesi prima di iniziare, molti di voi mi stanno chiedendo in questi giorni che fine hanno fatto le live. Come avevo già precedentemente annunciato durante le trasmissioni, purtroppo a causa di problemi finanziari non ho più la fibra a casa. Quindi per adesso non posso fare live. Chiunque comunque può supportare il canale, ci tengo a ricordarvelo tramite share, like, commenti e quant'altro. Poi per i più generosi c'è il link in video descrizione per le donazioni. Comunque, chiusa parentesi, iniziamo subitissimo questa nuovissima avventura. Ok, let's go! Casa dolce casa, facile casa degli orrori. Ovviamente Gira Alfa Team deve iniziare a normale, difficile non c'è. Purtroppo. Iniziamo. Quanto mi dispiace. Ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Ah, evviva. Non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore! Ciao, anche a te. Cos'è questo ansimare? Ma è lei? Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, Ti ho cornificato. stanne lontano. Ok, iniziamo benissimo. Hello? Ehi, hey, sono Ethan. Sei sparito l'altra sera. Sì, va tutto bene, però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Ma anche no, ti ha detto di Dalla starne Polinesia. lontano. Merda, ma Vabbè. sono passati 3 anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. Io ti suggerirei di startene a casa, però ovviamente. Non seguire mai i consigli altrui. Ok, va a menare contro l'albero? No. Ok, bel Questo è il boschetto. posto. Trofeo, è ancora viva. Gracias. Così a gratis, senza fare nulla. Piacciono queste cose. Allora, il tipo, quanto ho capito, è alla ricerca di questa Mia che io chiamerò Belli Capelli, perché avete visto, insomma, è inferiore solamente al ciuffo Panten di Leon.
il suo style là. Ok. Non ricordo se la tipa è la moglie o comunque la ragazza. Vabbè, vedremo, vedremo. Bellissima la villa. Ricorda vagamente la versione povera, direi, quella di Resident Evil. Di quella di Resident Evil 1. C'è nessuno? Facciamo lo scherzetto, suoniamo il campanello e poi fuggiamo. Oh. Siamo simpaticoni. Ok, dobbiamo procedere. Di là non si passa. Quindi vediamo cosa troviamo qui. Tutto vuoto, niente di utile. Ok. Vediamo quante volte dirò ok pure in questo gameplay. Unisciti a noi, join us, sì. Credeteci. Ah, un attimo che aggiungo i sottotitoli. Allora, opzioni, schermo. No, lingua, sottotitoli. Mettiamo sì, sottotitoli, perché si sa mai. Ok. Accetta il suo dono. E noi accettiamo perché si sa, i doni non si rifiutano mai. Non sarebbe gentile. Continuiamo a procedere in questa sbo. Oddio. Che è? Voglio correre, voglio andare incontro. Tipo, dove sei? Dove sei andato, tipo? Mi sono perso. Volevo chiederti un'indicazione, tipo. Nope. La Madonna. Cos'è? Sembrano i resti di un animale, non so quale animale. Ok. Corriamo un pochetto, va? Facciamo un po' di footing. Attenzione che è differente da footing. Trollolololol. Una borsa. Prendi il portafogli. Ecco. Patente di guida. Texas. Ma quella è mia? Trofeo guadagnato. Eureka. Beh, non c'è altro, mi sa. Però posso prendere. Ecco l'inventario. Patente di guida di Mia. È coperta da una strana sostanza nerastra. Non si può controllare così. Sì. Non c'è altro. Invece questa è l'email di Mia. Oddio, sento delle voci. Non riesco a capire. Non aprite quella porta. Ok, sono stanca, voglio riposarmi. No. Qui non c'è niente. Qui, questa mi pare la zona della demo di Resident Evil 7. Eh sì. Tra l'altro demo che mi ha fatto schifo. Nessun effetto positivo, nemmeno negativo, non sapeva di nulla secondo me quella demo, anche se non ho provato l'ultima versione aggiornata, che qui è chiuso. Però Grazie. ho deciso di comprare Resident Evil 7 perché provandolo tramite share, grazie al mio amico, mi ha incuriosita e mi stava pure piacendo. Quindi perché no? Why not? Sì, ma io già mi perdo, perché questa prima persona? Ecco, la cosa che odio è la prima persona, perché molti si immedesimano, però io non ci capisco una fava. Proprio senso dell'orientamento zero con la prima persona.
Questo è chiuso, ci vuole la tenaia, quello che è. Esaminiamo questa cucina. Ragazzi, è pronta a tavola. Che schifen. Bleh. Tra l'altro, ragazzi, l'altra sera durante la live, poco prima della trasmissione delle tre di Sony, mi è entrato uno scarafaggio in casa dalla finestra volando. Si è posato sul mio letto e io l'ho schivato tipo Matrix, poi il nulla. Sono morta e risorta. Più di 20 persone scomparse in 2 anni. Mi sono messa a spiaccicarlo con la ciabatta e a fargli una cartwheel stile Jill Resident Evil 5. Tutto per uno scarafaggio. Mi fanno veramente schifo. Qual è sta cosa? Erba andata male. Una lampadina, no? Oh. Andiamo prima giù. Tra l'altro, demo che ho giocato svariate volte per capire lo scopo di quel dito del manichino, e poi ho detto vabbè, mi sa che quello serve solamente ai programmatori per metterselo dove non batte il sole. Questa è una foto di non si sa chi. Una donna stuprata? Doll. Qui manca il fusibile, quello lo ricordo, il pianoforte che è ecco. Niente Moonlight Sonata questa volta. Vediamo cosa c'è qui. Un'altra foto, sembra una cella. Niente sul retro. Sembrano i proprietari. Che famigliola felice. So già che bisognerebbe premere il pulsante qui sotto per aprire la porta segreta, però quasi quasi direi di andare a prendere la videocassetta e fare quello che dobbiamo fare. Magari mi sblocca pure un trofeo, si sa, non si dice mai di no ai trofei. Andiamo su. Qui non funziona nulla perché manca il trofeo giù. Questo è un punto di salvataggio e questa è la videocassetta. Filmato casa abbandonata. Roger. Non c'è altro qua, mi sa. No, ricordo che nella demo c'erano i manichini che appena ti voltavi cascava uno. Che paura. Stile Silent Hill 3, una cosa del genere anche. Se in Silent Hill 3 forse sanguinava il manichino nel centro commerciale, non mi ricordo. Beh, ho questi lapsus ogni tanto. Ok, inseriamo la videocassetta. Derelict House, 1º giugno. Una casa infestata? Boo! Ma Avanguild. dove l'hai trovato? Dacci un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, controlla che l'audio funzioni. Tu Non voglio un schiatterai rumore. e sarà Ma è una solamente una storia cosa di 2 anni positiva. fa. E non mi doppio. Andiamo. Quello nuovo? Non mi piace. Ancora? Ma ti Non ti sei visto stupire tu? se dovremo rimpiazzarlo. Coglione. Piano B. Apriamo, filmiamo l'interno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera a Suergatos, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Simpaticissimo. Che faccia di merda. Oh, attenzione. Oddio, mi sta Siamo inculando. pronti? Ok.
Cominciamo. Ecco, sei totalmente inutile, lo sapevo. È chiusa. Ma va? Dopo di te. Allora, perché siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Ma il tipo si crede simpatico, che fatemi cazzo? Capire. Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. Un coglione. Un coglione, Pete, un coglione. La storia, Andre? Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa e forse un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Quindi, questi contadinotti. Apriamo, sono sempre qua. Baker, non dai contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. Qua non c'era qualcosa da prendere. Ah, merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. Ma stai zitto e levati. Oh, merda. Mi sono vaccinato. Ancora. Comunque, è un gran bello sfondo. Andre, che dici? Andre? Non c'è un piffero. Chiudiamo. Andre se n'è andato e non ritorna più. Tipo, do qualcosa da prendere alla demo. Vabbè. Vabbè, 3 anni così. Ma forse dovevo aprire qualche cassetto. Proposta di progetto. Che cos'è? Un documento apparteneva al team di produzione Sewer Gators. Ok. Io ricordavo qualcosa lì, ma so dettagli. Dov'è? Dov'è? Oh cazzo, non posso crederci. Si è stancato di sentire le tue cazzate, se n'è andato. I produttori vanno e vengono, ma un buon cameraman come te resta vicino. Ce la fai? Cos'è stato? Sentito? Non mi fa andare. Ciccio, non mi fa andare. Prova tu. Andre! Dove cazzo è? Lol, 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 lol. Andre, dove sei? Ancora. Ma c'è un tipo sotto casa mia praticamente che si fa le gare da solo di moto. Vabbè. Allora, vaffanculo. Che diavolo? C'è diavolo. È un cazzo di scherzo. Non lo so, prova tu. Facciamo così. Ma non posso uscire e andare dall'altro lato. Ce ne andiamo. Fanculo lo show. Hai paura adesso, coglioncello. Scendo prima io perché tu sei abbastanza lento per i miei gusti. La scala più lunga della storia. Un cazzo, se non mi fai luce, vabbè, c'è il tipo. Tipo? Come sei arrivato qua giù? Oddei. Oh Jesus. E niente. E sono morti tutti praticamente. Roger. Cristo. Andiamo a vedere i cassetti che ho aperto, se c'è qualcosa in casa, e poi scendiamo giù.
Lo so, perché ricordo nella demo fossero collegate queste cose. Cassetti sono di qua. E infatti, che non avevo manco aperto. Cos'è? Una foto bruciata di cosa? Non capisco. Questo è chiuso. Forse ci vogliono i grimaldelli, ricordo qualcosa del genere. Questa porta è chiusa? Sì. Allora andiamo nel camino. Un attimo che aumento pochissimo la luminosità perché non vedo un piffero. Schermo, colore, reticolo, luminosità. Facciamo così perché io non vedo niente. I'm sorry. Ok, andiamo avanti. Yuhu, c'è nessuno? No. È infestata dagli scarafaggi sta casa. Oh Gesù. E te pareva, rincoglionito pure tu. Ovviamente ho visto il tipo morto nella videocamera, nella videocassetta, e beh, andiamoci. Perché no? Ouch. Con cautela. Oddio, bollicine. Oh Gesù. Piano. Ah, Cristo, è bello che ci avevo pregiocato già. Vabbè. Vabbè, vaffanculo. Ah, le celle della foto. Io vomito con la prima persona. Mia. Ciao. Quella dorme. Ma cosa c'è qua? Ben deceduto, Harold mutato, Arthur mutato, Tamara mutata, Craig deceduto, Laila o Leila deceduta, Sean deceduto, William deceduto, Travis mutato, Peter deceduto, Andre deceduto e Clancy L. Che cazzo vuol dire L? Boh. E vabbè, è un'altra serie di persone. Andiamo a Tronchesi e possiamo fracassare la... Aspetta, prima andiamo di qua, vediamo cosa c'è. Mia, tranquilla che tra poco ti libero. Aspetta il tuo turno, però. E mia... Ma che sono sti rumori? Qua non c'è altro? Vabbè, qua si va avanti, mi sa, meglio andare da mia. Altrimenti poi non me la dà più. Bastardo, te ne sei andato senza di me. Vediamo i tronchesi. Hello, Mia? È ora di svegliarsi, Mia? Mia, non ti Mia, girare. per fortuna sei viva. Belli Sono io, sono capelli. Ethan. Ethan? Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu. No, non sono stata io.
Qualcuno ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro? Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà. Dobbiamo andarcene adesso. Sei sicura che dobbiamo andarcene? Dove mi porti? Io andrei dall'altro lato. Sto sicura. Vuoi dirmi cosa sta succedendo? Ehi, ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Ok, la tipa è strafatta. Dai, belli capelli, non c'è nessuno. Fidati. Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Magari potresti spiegarmi tutto nel mentre che cerchiamo la via di uscita, no? No. Cavolo, che schifo è sta roba. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. Dobbiamo andare di qua. Ok, la tipa non è affidabile, te lo dico. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. La famiglia non è la tua famiglia, l'hai chiamato papà. Lì, è proprio lì. Cosa lì? È questa. L'uscita? Ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Oh, aspetta, controlliamo prima. Non c'è più. È sparita, è sparita! Ecco le sue crisi di nervi. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Che la tipa è pazza. Sono sicura che ci sia un'altra porta. Questa sarebbe la bambola di Mia? Boh. E Mia? Oh Gesù! Eccola la porta. Cercavi la porta? Andiamo. È 001, che cos'è? Una vecchietta sulla sedia a rotelle. Vediamo cosa c'è con un'altra bambola. Non ti dice cosa? Guardiamo le mutande della bambola, non si può. Ok. Non c'è un punto di salvataggio da queste parti, no? Vero? Perché io non voglio andare avanti, mi voglio fermare qui così. Allora, facciamo così. Ci fermiamo qui per adesso. E quindi concludiamo il video e riprenderemo tra pochissimo con la seconda parte. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, un salutone, ricordatevi di condividere, commentare, mettere like, eccetera, eccetera. Un bacione, ciao ciao!